perché tu possa dire: gli spiriti di Getalsa, Biagio Filardi, cosa ti appare davanti agli occhi perché tu possa dire ciò che dici? È come guardare su un tempo futuro e quindi scorgere fatti già accaduti. O le vostre sono deduzioni fondate su consistenti indizi che voi, dalla vostra dimensione, riuscite a percepire? La stessa domanda l'avevo fatta ad Archia, ma non ero stato soddisfatto della sua risposta. Prima di rispondere, Ramni ritenne, credo, necessario fare una premessa. Quando voi pensate agli spiriti, voi immaginate essere l'aldilà, ma non è vero, perché gli spiriti sono nell'aldiqua, proprio come lo siete voi, solo che i secoli ci hanno allontanati noi da voi. Essendo la vostra coscienza affacciatasi alle pupille per cercare il concreto, perdendo la capacità di vedere un'altra luce. E adesso rispondo, continuò. In quel doppio fondo della coscienza vostra e a voi inaccessibile, c'è tutto. Essendo passato, presente e futuro espressi sullo stesso asse. Quel che tu sei adesso è dovuto a ciò che sei stato nel passato, ma tu sei anche per l'influenza del futuro. Noi ci accostiamo a quel doppio fondo con molta cautela e lì guardiamo. A volte ci è reso possibile comprendere anche il periodo di tempo in cui sono i fatti. Quello non è oggi, ma domani. Altre volte il tempo non si rivela chiaro, poiché noi non siamo nel trascendente, ma là dove voi stessi siete. E siamo anche composti di sostanza, una sostanza sottile che ha maggiore mobilità, tale da permettere di muoverci nel tempo, ora lì, ora là. Però non ci è dato di entrare in quel doppio fondo in piena libertà, poiché esso è governato da forze che sanno d'essere e che, quali voi siete, vi hanno composti. E come voi siete, vi accade.